Conosci la colla per carne o pesce? Io sinceramente no. Quindi entra un mio cliente, parliamo del più del meno, va a lavorare all'estero e mi dice: ma lo sai che all'estero si usa questa colla per la carne? Così magari sai che nel filetto la punta va giù e quindi hai dello scarto, ma noi le mettiamo due sovrapposte insieme in modo che la fetta sia unica. Non ti accorgi di niente, insapore e quant'altro. Preso da curiosità, vado su Amazon e mi compro questo meat glue, quindi la colla per carne e per pesce. E che cos'è questa meat glue? Questa è una transglutaminasi e quindi va a legare quelle che sono le parti proteiche della carne o del pesce. È un prodotto che viene estratto a livello enzimatico, è un prodotto che non altera il sapore e chiaramente che in cottura non è che molli o perda, cioè rimane proprio la fettina attaccata, ma poi faremo anche la prova di questo. Come si usa? Niente, una volta qua leggendo le istruzioni dice di aprire, si può anche sciogliere con un pochino d'acqua oppure una polvere che si può applicare sulle fettine. E chiaramente la fettina poi messa in sottovuoto, lasciata riposare in frigo un paio d'ore, 2 o 3 ore, prende la forma che gli hai dato. Questo cosa succede? Succede proprio per legare anche parti che magari possono essere, non so, scarti. Avevamo già parlato della separazione meccanica, no? Dove vengono reintrodotti scarti, rielaborati e fatti come cordon bleu, ripieni e quant'altro. In Italia si usa poco, è stato vietato alla Comunità Europea di metterlo nella lista degli leganti o degli addensanti. In Italia non è passato molto perché, come dicevo, non è che si usi tantissimo, si usano altri tipi di cose più o meno nella stessa specificità, però non si usa. Quindi andiamo a fare questa prova. Apriamo il nostro vasetto, vedete c'è un sacchettino che io ho già aperto, è proprio una polvere, lo vedete subito, vedete una polverina. Quindi ho pensato di tagliare 2 o 3 bistecche come se avessimo degli scarti, no? Mettiamo caso che noi abbiamo 2 o 3 fettine di carne che magari sono state scartate perché tagliate male, non ci piacevano. E cosa vado a fare? Io adesso le voglio incollare in modo da ottenere una bistecca unica. Quindi non faccio altro che prendere la mia polverina, passarla su questo strato di carne, dall'altra parte sotto passo anche questa e vado a sovrapporle una sopra l'altra. Stessa cosa faccio con questo pezzettino. La mia polverina. Polverina anche sotto e vado ad appoggiarla una sopra l'altra. Abbiamo ottenuto, come vedete, una bistecca unica, una fettina, chiamatela come volete, unica. Queste mie fettine io me le vado a prendere, le metto nel sacchettino del sottovuoto, cercando di mantenerle unite e vado a fare il sottovuoto. Quindi mi sposto sulla macchina e vado al sottovuoto. Una volta che abbiamo fatto il sottovuoto, la lasciamo in frigorifero a riposare 2-3 ore, poi facciamo la prova di cottura per vedere se effettivamente rimane legata insieme oppure si stacca. Ecco qua, ragazzi, sottovuoto fatto, riponiamo in frigo 2-3 ore, poi facciamo la prova di cottura. Bene, siamo arrivati al dunque. Prendiamo fuori la nostra carne dal frigo. Sono passate più o meno 3 ore, come dicevano le istruzioni. Apriamo il sottovuoto. Sulle istruzioni c'è scritto proprio di mettere il sottovuoto per togliere quelle bolle d'aria che possono andare a inficiare sul fatto di mettere le fettine una sopra l'altra. Direi che le fettine sono unite, guardate, sono unite l'una con l'altra, non si staccano. Proviamo a vedere in cottura che cosa succede per vedere se questa colla molla la presa oppure rimane. Abbiamo già scaldato precedentemente la padella, l'avevamo già messa su. Adesso vediamo se girando la nostra fettina cosa succede, che cosa capita. E voilà! Ragazzi, direi che la nostra fettina rimane attaccata, non succede niente, forse qua perché non ne avevamo messa troppa, però vedete? Rimane attaccata. Quindi potevamo pensare anche, non so, mettendola meglio, facendo le cose fatte meglio, di fare anche un lavoro anche più prestante, ma comunque abbiamo già visto che funziona. Adesso
Noi l'abbiamo usata così pura, come avete visto, si può anche sciogliere con un filino d'acqua e poi spargere col pennello. Questo per dimostrare che a volte anche magari utilizzando degli scarti si può ottenere una fettina. Cose sempre in più per aggiungere cose su cose su cose, che voglio dire, se una fettina ti rimane proponila come straccetto, ci sono mille modi e mille maniere. Però sapete che andiamo sempre a trovare le cose per aggiungere chimiche su chimiche e quant'altro. Quindi, se volete incollare la vostra carne, adesso lo sapete, meat glue, sapete che esiste anche la colla per carne. Se invece preferite i prodotti più naturali, il meat glue lo lasciate perdere e vi fate degli straccettini con le rifilature e gli avanzi che vi rimangono.